Buonasera e ben ritrovati, puntata prenatalizia del Salotto del Calcio, una puntata nella quale ci troviamo a commentare un periodo davvero interessante per la Fiorentina, interessante perché dal punto di vista dei risultati non ci possiamo lamentare assolutamente, direi una situazione ottimale, ma dal punto di vista delle prestazioni, beh, su questo aspetto c'è molto da recriminare. Commentavamo già prima dell'inizio della puntata con gli opinionisti in studio che andremo a presentare tra pochissimo. Intanto vi ricordo che seguiremo anche il posticipo della Serie A, come sempre, la partita del lunedì sera. Ma iniziamo subito andando a presentare chi è con me questa sera, ovvero il nostro giornalista sportivo Marco Mordini. Buonasera a tutti e bentrovati. Al suo fianco vedo schierata, appunto, che ci aggiornerà sia sui risultati della partita ma anche e soprattutto sul sondaggio di questa sera, Laura Cugelli. Buonasera a tutti, bentrovati. Eccoci. Buonasera Laura, però noi a volte ci mettiamo d'accordo sui colori dei vestiti. Stasera bianco, no, è un accostamento che non mezzo, è mezzo, crema, non questi è due colori. È un crema. Ci siamo salvati. Ci sono tante squadre d'acqua. Bianconere mia, solo lei, cioè il Siena, l'Udinese, il Newcastle. È vero, però ecco, meglio evitare sempre. Meglio sì. Torna a trovarci dopo un po' di tempo, però è già stato con noi, quindi è molto noto ai nostri telespettatori, anche un ex calciatore e attualmente allenatore, Luca Tognozzi. Buonasera a tutti. Buonasera Luca, ben ritrovato. Grazie. Al tuo fianco vedo schierato un altro mister, Marco Brachi. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera Marco, più tardi faremo il punto anche su quelli che sono i vostri impegni in questo momento, mentre sull'ala destra dello studio, a mia destra, ci sono schierati come sempre il nostro mister Daniele Innocenti. Buonasera. Salve. L'altro giornalista sportivo Paolo Loralamia. Buonasera a tutti. Paolo, anche tu ci aggiornerai se appunto ci sarà motivo di intervenire nel corso della partita tra Atalanta e Salernitana. Fino a questo momento cosa è successo? Siamo al 25esimo del primo tempo, la Salernitana a sorpresa in vantaggio per 1-0 a Bergamo contro l'Atalanta con gol di Pirola sugli sviluppi di un calcio di punizione. Comunque l'Atalanta ha reagito bene, ha avuto un'occasione qualche minuto fa con Lukman, insomma sta premendo per arrivare quanto prima al pareggio. Beh, vedi, a volte le piccole così definite, che poi tanto piccole non sono, o meglio diciamo quelle che occupano i posti bassi di classifica, riescono insomma a quantomeno a portarsi in vantaggio, vero Daniele? No, non tutte. Non tutte. C'è della delusione in studio. C'è un po' di rammarico, vabbè, è un rammarico anche motivato perché se guardiamo la partita della Fiorentina in campionato, quella contro il Verona, sicuramente non è stata una bella prestazione dei Viola che hanno rischiato di chiudere il primo tempo con diversi gol di svantaggio, però il Verona non è stato molto concreto, anzi non lo è stato per niente. E quindi alla fine la Fiorentina ha portato a casa i tre punti, trovandosi in questo momento quindi in una posizione di campionato molto felice, una partita di Coppa che comunque ci fa sorridere ancora di più. Non ci fanno sorridere, dicevamo, le prestazioni, Marco, molto delusi. No, hai detto bene, meno male ci sono questi tre punti che sono arrivati veramente la manna dal cielo. Siamo al sesto posto, posizione buonissima perché siamo lì in zona Champions, si pensa ai Bologna, grande vittoria sulla Roma, è quarto in classifica e noi siamo lì e meno male perché ci vuole anche queste vittorie un po' strane, molto strane perché il primo tempo nemmeno un tiro, mezzo tiro in porta, il Verona che è penultimo in classifica ci ha messo in grossissima difficoltà, se non c'era veramente San Pietro Terracciano diventava un problema vero, non abbiamo costruito niente anche perché insomma, al centro campo c'era lui, stava bene il presepe, quando c'è lui in campo, per l'amor di Dio. Lasciamo bene, poi mancava il grande Jack Bonaventura, mancava Gonzalez, con Mandragora, lui e l'altro, arrivederci. Un trio visto, di centrocampo che non parliamo dell'attacco, io siamo solo Bettan, perché Bettan è l'unico calciatore secondo me che può veramente ottimizzare il nostro attacco e facciamolo giocare perché è quello che ci può rendere più pericolosi in attacco perché in Zola se fossi io una Fiorentina a gennaio una medaglina come si faceva prima e si potrebbe io anche Marco più che pensare a sostituire eventualmente Nzola
valuterei bene le condizioni di Gonzalez, che è un certo tipo di vissuto a livello di infortuni, e quindi se ci fosse da fare un intervento io lo farei lì, soprattutto nel caso in cui insomma il suo rientro non fosse così a breve. È sempre stato lui un po', l'anno scorso è andata bene sugli infortuni, però durante il campionato della sua carriera ha sempre avuto infortuni muscolari, ora questo è grosso perché insomma il dietro specialmente da vedere quando rientrerà, come rientrerà, e qualcosa in più, anche perché esterni poi non diamo fiducia, perché si continua secondo me, poi la via abbiamo due mister, lo diranno loro, perché io secondo me tutto questo cambiare torniamo sempre, si parla sempre delle solite cose tutte le settimane, no? Tutte le volte si torna sempre, nonostante siamo a 27 punti, perché meno male, no? Però tutto questo cambiare io non lo condividi. Ora, non dai fiducia al calciatore, non è... Ora indagheremo anche questo aspetto. Prima di addentrarci ancora di più nell'analisi della partita, visto che avete tirato in ballo un po' il calciomercato, che ormai è davvero prossimo al via, il nostro sondaggio di questa sera si ispira proprio a questo aspetto. Esatto, sì, appunto, vogliamo sapere dai nostri ascoltatori se, nonostante questi buoni risultati della Fiorentina, secondo loro è il caso di tornare al mercato di riparazione. Quindi aspettiamo i vostri messaggi al 335-848-7509. Ecco, questa domanda nasce anche dalla necessità della Fiorentina di trovare dei sostituti degni per coloro che in questo momento sono assenti. Tante le assenze in questa partita, addirittura anche Arthur pareva non dovesse scendere in campo, poi alla fine italiano ha deciso di schierarlo visto che la situazione si era messa piuttosto male. Luca, Marco ha parlato di un massiccio turnover che vediamo ormai fin dall'inizio dell'era italiano. Spesso ha dato anche i suoi frutti questo turnover, però è vero che in certe situazioni alcuni giocatori potrebbero sentirsi forse non avere tutta la fiducia del mister. Ma, per quanto riguarda il turnover credo sia anche necessario per gli impegni che ha la Fiorentina con la Conference. E comunque sia una rosa abbastanza equilibrata. Credo che ci sono due o tre giocatori da cui non puoi prescindere, Gonzalez, lo stesso Bonaventura, Arthur, sono giocatori che si sostituiscono male a Firenze, in questa squadra qui, ecco. Gli altri, bene o male, secondo me si equivalgono. La staffetta Beltrán-Nzola, secondo me, non porta niente di buono, perché comunque sia... Si ritorna un po' come la Fiorentina di Iachini quando Vlahovic veniva sostituito, non mi ricordo chi c'era, l'altro attaccante, c'era Cutrone. Ce ne sono stati diversi. C'erano due o tre giocatori che si alternavano ogni domenica, c'era Vlahovic, era giovanissimo, poi Cutrone. Levava sempre in continuazione. Poi mi sembra Prandelli fu a dare continuità a Vlahovic e si vide l'esplosione. Doveva andare al Verona, gli ordini presti perfettamente. Quindi credo o si fanno giocare insieme questi due giocatori, che secondo me sarebbe la cosa migliore. O se no bisogna far fare 4-5 partite di fila a uno dei due, perché se no non ne vieni fuori, ecco. Ecco, la soluzione di farli giocare insieme, quindi la scelta delle due punte, è quella che l'italiano ha messo in pratica proprio contro il Verona. Però nella prima parte della partita, se vogliamo fare una distinzione, anche se poi è stata tutta piuttosto deludente, Beltrán sembrava addirittura più fuori dal gioco ancora di Nzola, perché venivano fatti tanti palloni lunghi e Beltrán si trovava a rincorrere questo pallone e non veniva servito. Quindi... Ma Beltrán secondo me non è una prima punta innanzitutto, può diventarlo forse in futuro, però è un giocatore di raccordo che si muove bene tra le linee ed ha bisogno di un attaccante vicino. Nzola per assurdo fino all'anno scorso mi sembrava un ottimo giocatore, comunque sono passati solo 3-4 mesi, quindi aspettiamo. È un giocatore che ha bisogno della profondità e nel modo che ha la Fiorentina di giocare di profondità ne ha poca, perché comunque sia la Fiorentina, a parte ieri, è una squadra che fa spesso la partita, che ha tanti giocatori nella metà campo offensiva e quindi spazi da attaccare per quelle che sono le caratteristiche di Nzola ce ne sono pochi. Ecco, forse l'errore di Nzola di aver preso un giocatore del genere è stato quello, che comunque è un giocatore abituato al contropiede, a avere spazi da attaccare in avanti, perché ha una corsa, una progressione importante, e a Firenze non lo vedi perché per il modo che ha di giocare italiano in questo momento, comunque in questi anni qui alla Fiorentina non è certo quello che aveva allo Spezia.
La sostituzione di ieri, appunto, perché e poi alla fine l'italiano si è arreso, Marco, e ha tolto Nzola, ha lasciato in campo Beltran, alla fine gli ha dato ragione, perché poi Beltran è colui che insomma ci ha consentito di portare a casa i tre punti. Però tante sono le scelte che sono state messe in discussione da parte dei tifosi per l'operato d'italiano. Viene sempre molto criticato sulle sostituzioni perché sembra non riesca a convincere tutti tra i giocatori che appunto sceglie poi per sostituire l'undici iniziale. Però alla fine i punti arrivano, quindi a me mi sembra veramente un qualcosa di incredibile. Tutte queste, ma non qui solo stasera, io seguo un pochino tante situazioni e sento mettere in discussione un allenatore che in questi anni a Firenze, credo che se, per andare a ricercare un allenatore che ti ha portato a fare due finali l'anno scorso, che oggi si vede a 27 punti, a un punto dalla zona Champions e si critica. A me piace, è un allenatore che ha un modo di giocare, un modo anche di questo modo che ha di comportarsi con il gruppo, questo tenere tutti sulla corda, perché se poi vai a vedere, l'ha detto prima Luca, oggi a quei livelli lì se non fai delle scelte in questa maniera non è semplice. Poter gestire una squadra, giochi ogni tre giorni continuamente e lo devi fare per forza. E fare quello che sta facendo con una squadra che a me non mi sembra tutto questo ben di Dio. Se dovessi pensare che potesse far meglio che in questo modo, la Fiorentina mi sembra un sogno a me. E non mi riesce, ecco, di vedere una critica in un mister che riesce a far rendere. Poi è chiaro che una partita come quella di domenica la puoi sbagliare, però giochi in Coppa, perdi 2-0 due partite su tre, mi sembra, nelle ultime due, riesce poi a mettere gente nel secondo tempo motivata, vai e passi per primo, sei a un punto dalla zona Champions, io non posso pensare che sia un allenatore da mettere in discussione e da trovargli tutte queste situazioni che si sta trovando a Firenze, ma da tutte le parti, non è che lo sento dire qua e basta, è da tutte le parti che io ragiono. L'anno scorso ma però si è perso, sì, però siamo andati in finale due volte, poi dice ma se non giocava in quella maniera all'ultimo minuto non si prende ago, ma se non giocava in quella maniera probabilmente non arriva in finale. Però Marco, non è tanto la metterlo in discussione, è la metodologia. Noi abbiamo intervistato anche per via telefonica grandi scacciatori come Claudio Mello, Desolati, anche Valcareggi, insomma, piano. Però li senti tutti e dicono: se te fai giocare a questo modo alcuni tipi di calciatori, non hai fiducia, non gli dai fiducia e il ragazzo può andare giù di morale, perché levametti. Ma però se vai a vedere gli ultimi due anni, se vai a vedere il minutaggio nella rosa della Fiorentina, ce n'è poi che probabilmente hanno da dire ma io non gioco mai, oppure certo. A livelli di Serie A, di Conference League, per la Fiorentina è una coppa importante, vuoi o non vuoi. Poi se ti riuscissi ad arrivare in Europa League o anche in Champions, sarebbe un sogno, sarebbe qualcosa. Secondo il mio punto di vista, oggi se non gestisci le squadre in questa maniera, è dura fare calcio a questi livelli. Non lo so, a starci dentro probabilmente ci se ne renderebbe conto. Io non credo che sia un allenatore che poi, come si suol dire, metta in campo le squadre, non faccia giocare qualcuno per perdere. Anche perché se vai a vedere chi gli manca ultimamente, sono dei giocatori, ha detto Luca prima, che sono top nella Fiorentina. Certo. Riesce tutto a un tratto, ha visto anche dietro Milenkovic, non gioca ultimamente, gioca meno, perché probabilmente a giocare nel modo che gioca lui si adatta meno che di altri giocatori, però in qualche maniera se vai a vedere riesce a far meno di tutti, a far rendere in quel modo lì, non lo so, si potrebbe fare più di 27 punti quello che ha fatto la Fiorentina. Io mi domando con il punto interrogativo, questo, però no. Sai, il calcio è bello perché tutti la vediamo bravo, nel modo. Squadre. Allora, tutti quegli 8, 9, undicesimi di base, che, e poi ci intercambiano i due, tre calciatori per volta.
Marco, però effettivamente abbiamo più volte provato a individuare quali sono quei 7-8 giocatori da tenere sempre fissi e non ci siamo mai spinti oltre ai 3-4. Ci sono nella Fiorentina questi 7-8. Quindi il problema è anche questo. 5-6-5. Gli altri secondo me, se, al di là di quei 3 o 4, sì, gli altri valga. Siamo sul livello, anche come numeri, anche da parte degli esterni, se prendi con Brecalo, Sottil, non hanno numeri perché importanti. Poi... dici, sai, uno mi fa 6-7 gol al campionato, l'altro me ne fa uno, gioca quello che ne fa 6 o 7, sì, ma come numeri sono pochi. Si rivalgano. Anche giocare con due giocatori davanti, come si dice tutti, di giocare con due, ma perché uno? Probabilmente gli equilibri di una squadra li sa lui e li vede tutti i giorni. Lui si è abituato a una punta, sì. Sì, per dire, no, sì, giocare con due punti, probabilmente per lui, per il suo modo di giocare, gli sposta gli equilibri in una maniera... che probabilmente non la vede una squadra sì, ancora mai. Infatti insomma, la riprova delle due punte non ha convinto assolutamente. Mi sembra una volta in Coppa le fece giocare. Sì, una volta. In Coppa, se devono giocare così, forse è meglio lasciarlo tranquillo, italiano, fargli fare le sue scelte. Poi se vai a vedere gli allenatori, ce n'è come lui, che la pensa nel suo modo e che giocano bene. Si parla prima di Sarri alla Lazio, gli stanno dicendo giochi sempre nella solita maniera. Ce n'è tanti gli allenatori che hanno il suo modo di giocare e cambiano e cambia male perché hanno messo tutta probabilmente il suo modo di essere, hanno messo tutto in quel modulo lì, in quel modo di giocare. Ci fermiamo per pochi istanti, poi torniamo con il salotto del calcio, quindi mi raccomando, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta con il salotto del calcio, andiamo subito a fare un aggiornamento sulla partita tra Atalanta e Salernitana, perché c'è stata un'occasione clamorosa, Paolo. Eh sì, siamo ormai nei minuti finali del primo tempo, la Salernitana sta sempre vincendo per 1-0, ma nel periodo non collegato c'è stata un'occasione colossale fallita da Lukman, un pallone è arrivato da destra e lui a porta vuota l'ha spedito sopra la traversa, non so bene come, evidentemente... ci sono delle volte deve andare così, un errore da mai dire gol, per citare una trasmissione vintage. Laura, a proposito di citazioni, andiamo a vedere anche cosa ci scrivono da casa. Esatto, allora dicono che Nzola ne può fare anche 10 di fila, però non è buono. Quindi... niente, ormai è compromessa l'immagine di Nzola. Che comunque ricordiamo, l'Angola ha confermato sarà convocato per la Coppa d'Africa, quindi partirà per un periodo piuttosto lungo. Questo potrebbe questo però potrebbe essere lo stimolo per intervenire appunto sul mercato a gennaio, andando a fare degli acquisti, degli interventi mirati. Daniele. Io sono d'accordo con Paolo quando diceva ora ci dobbiamo guardare sugli esterni. E questo è il gioco che può fare italiano, perché mi sembra le ultime due partite abbiamo giocato tantissimi palloni in profondità, abbiamo cambiato un po' il modo, non so se perché mancava qualità in campo o se perché eravamo in difficoltà. Secondo me, con la mancanza di Gonzalez, io punterei a un esterno, anche perché, visto gli esterni che abbiamo, levato Sottil naturalmente, perché il direttore non lo posso smentire, però io lo cambierei, lo manderei via a prescindere. Ci sono diversi giocatori secondo me in questo momento da prendere in considerazione in modo negativo. Io parlo di Barak, io ho visto un Barak davvero irriconoscibile. Quindi quando si dice che giocando con due punte si va in difficoltà, dipende chi mette a centrocampo. Noi saremo a Mandragola, Barak, il primo tempo, due giocatori che lenti, che sinceramente hanno fatto poca copertura e quindi siamo andati in difficoltà anche per quello. Quindi mi guarderei un attimino anche a centrocampo, soprattutto sugli esterni, perché davanti per me Nzola in questo momento lo cambierei subito. Mi sembra di rivivere Cabral, ma se proprio te lo devo dire di Andrea riprenderlo, mi farei mercato su Cabral in questo momento. Quindi e sai benissimo come la penso io. Zona, comunque mi segno Paolo, perché anche Paolo ha detto Daniele, ora appena mi portano una penna, Paolo e Daniele affermano che per la Fiorentina
come centravanti stiamo a posto, non abbiamo bisogno di nessuno, no, ci serve no, allora, un esterno se, e se basta. Devo prendere una punta e non ci sono, devo prendere una punta fermata, chiaro. Esatto. Se vado a prendere una punta così, tanto per averla, una punta che viene da un punto, campionato straniero e ha bisogno di sei mesi fermata, per ambientarsi, chiaro. Io do fiducia a Nzola, sinceramente. Però peggiorare è difficile, andare a cercare qualcuno che fa peggio, insomma, no, non però so, se dobbiamo spendere per un giocatore secondo me di qualità conosciuto che può fare la differenza, andrei su un esterno. Sì, poi oltretutto perché, magari mi smentirà, però l'impressione che l'Angola non possa fare grande strada in Coppa d'Africa, quindi magari sarà questa impressione. No, io comunque sinceramente la Fiorentina nelle ultime due partite, l'ultima poi vabbè, l'ho vista forse stanca, può darsi, ma con i giocatori in campo che abbiamo messo abbiamo veramente poca qualità, veramente poca qualità. Ci siamo ridotti a giocare a pallonate, in teoria, perché col Verona non ho soprattutto determinati giocatori, è stato detto soprattutto da Marco Di Sottileno, gli viene data la chance. A Baracca è stata data la chance, in Coppa Italia con il Parma e contro il Verona. Le ha fallite tutte e due, per me ora lui, salvo emergenza totale, non deve più giocare. Però Baracca ha avuto un grosso problema di salute quest'estate, quindi... ha bisogno del suo tempo comunque per comunque un fisico importante. Lui ha avuto un problema grosso, quindi Baracca secondo me non penso lui è un giocatore in questo momento, ho detto questo momento è un riconoscibile, po' è a carico, sì, quindi però lui in questo ha bisogno, non ci dà una mano, ecco. Quello sicuramente, però poi, un giocatore magari, da recuperare fisicamente anche mentalmente, perché ha avuto un problema, è un giocatore grosso. Ha fatto vedere, l'ha dimostrato, e quindi in questo momento vedo gli esterni. Brecalo è un giocatore molto umile, molto normale, niente di che, cioè può far comodo. Sortir è un ragazzo che per ora non ha fatto vedere niente, è un buon giocatore, mi dicano è l'uno contro uno, lo ragazzo 24 sì. Però ecco, capisci Luca, capisci Luca, siamo a guardare un attimino chi abbiamo, perché comunque stanno giocando e sinceramente mi sembrano un po' in difficoltà per una Fiorentina che punta, diciamo, a dei risultati, ti parlo. Davvero, di questi poi, tre esterni è una cosa quasi introvabile, trovare tre esterni che non riescono a sfondare. Uno potrebbe, però non si sa la motivazione, e quando è in giornata, quando è in partita, lo vedi che è superiore agli altri due, poi non si sa che cosa gli prende. Gli altri due più di questo non fanno, perché gli altri due no, ma perché, sono questi. Ma perché anche Icone è diverso tempo che si vede, Icone è questo. Poi ti fa la giocata, ok, benissimo, però normalmente è questo, Icone, non è che ti fa la differenza. Quindi hai dei giocatori dove sono medi, dei giocatori medi, dove possono giocare ma non ti fanno la differenza. Quindi dipende un po' da come vedete i tuoi obiettivi. Quindi se vogliamo vincere qualcosa... In questo momento, secondo me, un esterno, visto che Gonzalez era, secondo me, la ciliegina della torta che ti viene a mancare, secondo me, anche aspettando il suo rientro, un esterno io andrei a prenderlo. Ti ripeto, affermato, non così tanto per prenderlo, sennò altrimenti teniamo i nostri, che bene o male nel nostro campionato io ci stanno anche bene. A costo magari di spendere eventualmente meno d'estate, prenderei Berardi, andrei lì con i soldi e prenderei Berardi e gli direi ce l'avevano offerto al Sassuolo, hai fatto quello che dovevi fare, vieni da noi e portaci in Europa, magari non l'ha voluto l'anno scorso che dicevo stava troppo. Sì, ma uno come Berardi a Firenze ci viene subito, è ma chiaro che lo farà. Certo, però avrà un costo sicuramente, è chiaro. Quello il nostro ascoltatore da Terranova Bracciolini, che saluta tra l'altro Mister Brachi, ci dice che il mese scorso era a Lisbona e Cabral gliel'avrebbero reso subito sull'aereo. Sì, così, pacchettino anche loro, medaglina. Sì. Così diranno, si dice non lo diranno loro. Hanno, esattamente. Hanno preso questo per dire. Una battuta, no, ma dei due Cabral, prima qualcosa faceva, lo vedevamo da fare. Più lottatore, certo, forse, più lottatore, poi sì, era lottatore, era però poi bisogna fare il gol. Però non indovinava mai un taglio, non indovinava mai una profondità. Più di lui, più di Nzola, sì, di sicuro. Nzola è fermo. Purtroppo è fermo. Sì, diciamo che Cabral l'anno scorso, da agosto a febbraio, era abbastanza un patimento vederlo giocare.
chiave di volta era Cocoli, ma non avete voluto aspettarlo. È stata una perla, no? Proprio. Non riusciamo a trovare un attaccante, sono anni, sono 5 anni e non riusciamo a trovare un attaccante alla partenza con di Vlahovic. Non è facile. No, non è facile. Attaccante, perché se vai a vedere anche le squadre quelle più importanti, se levi l'Inter con Lautaro, e quest'anno hanno trovato Thuram e nessuno probabilmente se l'aspettava un giocatore come si è dimostrato. Io credo non se l'aspettassero nemmeno loro. Tra l'altro era stato trattato qualche anno fa. Sì. Importante, non è facile trovare gli attaccanti, mancano un po'. Ma poi una squadra come la Fiorentina secondo me non ha bisogno di una punta che fa 20 gol, perché col gioco come la Fiorentina può giocare anche con una punta che magari riesce a farti salire un attimino, che insomma Zola stoppa la palla e la dà agli altri. In questo momento è così, Zola è in difficoltà, è lento, è impacciato, quindi non abbiamo la punta, la boa davanti che ti può far salire. Secondo me la Fiorentina ha bisogno di un Vlahovic dei vecchi tempi, perché Vlahovic in questo momento è inguardabile, anche Vlahovic, quindi se si guarda è un altro giocatore come Luca. Esatto. Diceva, secondo me, questo è sempre secondo ognuno come si vede il calcio, Luca diceva prima di Nzola che giocando nella Fiorentina, che gioca negli ultimi 40 metri di campo, gli levi tutta la forza e la potenza che può avere lui. Vlahovic nella Juve, a differenza, gioca di schiena 90 minuti e di schiena non sa giocare, non ne stoppa un pallone. È un giocatore che, se probabilmente gioca con la faccia riversa alla porta e sta più in area di rigore, è un giocatore che, se passa la palla dentro l'area di rigore. Infatti nella Juve, tolte le primissime giornate in cui Vlahovic ha fatto qualche gol, ha reso forse meglio Milik, che è più bravo a giocare anche. Tecnicamente Milik è un giocatore vero, ha qualità, Milik ha qualità avuto da il vendere, problema di avere Milik. Le ginocchia di cristallo, se no poteva essere secondo me anche per gli attaccanti giocare in un modo o giocare in un altro è il 60% poi del rendimento in fondo all'anno. Infatti non credo che tutte le colpe vadano addossate a Nzola. Molti cominciano effettivamente a sostenere, tanto per tornare dalla colpa un po' italiana, che la scelta di Nzola non è stata corretta, perché alla fine questo è un nome che a italiano andava bene, quindi se nel suo gioco lui non riesce a esprimersi, forse la scelta doveva andare a cadere su un altro giocatore. Bisognerebbe sapere chi l'ha scelto, se l'ha scelto venendo da Spezia. Di solito a noi ci dicono pensa a fare l'allenatore, perché le squadre si fanno loro. Io non posso dire niente, perché quest'anno l'ho fatta io, mi toccavo venire via, perché non l'avevo fatto. Comunque, a noi in questo momento non ci può mancare un giocatore come Gonzalez. Lui è veramente determinante in tutto. In questo momento era il giocatore che ci faceva la differenza. Era lui, anche in fase difensiva, perché ha imparato a fare anche la fase difensiva, perché non l'ha mai fatta, e ora adesso sinceramente è un giocatore che è indispensabile. Poi anche sui calci piazzati era bravo anche a colpire di testa, mi ricordo qualche gol soprattutto in avvio di stagione. Ma Gonzalez era veramente un giocatore totale, ha fatto uno step. L'unico che adesso proprio me molto forte, a me piace tanto. Si parla di Bonaventura uguale, però per dirti sono giocatori che non possono mancare in questo momento. Bonaventura fa un altro sport rispetto agli altri, poi paga l'età, ma proprio no. Io sono convinto anche che se italiano avesse una punta davvero di quelle che ti fanno dai 15 ai 20 gol, secondo me la Fiorentina in questo momento sarebbe veramente sopra. Allora Daniele era meglio Zapata, prendi un giocatore come Zapata, lo mettevi nel mezzo e poi insieme a Beltrani avevi Zapata. La cosa che fa pensare Vinzolà, specialmente per come gioca la Fiorentina, un giocatore con la stazza fisica in quella maniera che non riesce a stare dentro l'area di rigore, perché alla Fiorentina gli manca un giocatore che sa stare dentro l'area di rigore, e probabilmente lui con una stazza fisica in quella maniera, anche di testa o facendosi appunto spazio, probabilmente non è un giocatore che gli riesce a stare dentro l'area di rigore. Si nasce attaccanti d'area di rigore, ci ricorda gli Inzaghi, si ricorda, l'ha detto prima Luca, Caputo dell'Empoli, sono quei giocatori negli ultimi 20 metri. Ma chissà come mai in cima alla classifica c'è sempre soliti, sono sempre 5 o 6, arrivano sempre loro. Mi parli di Zapata, ma Zapata è una conferma. Zapata ormai magari... Però per dire Zapata quest'anno
quest'anno ha avuto un ambientamento abbastanza lento nel Torino, perché in una squadra comunque che non ha venduto nessuno rispetto all'anno scorso, prima con due trequartisti, poi con Sanabria, se non sbaglio, ha fatto 4 gol, di cui 3 nelle ultime 3 partite, quindi non è che lui stia segnando, voglio dire, un gol a partita. Ma magari perché veniva da un anno difficilissimo, sì, veniva da un anno difficilissimo, ha messo accanto Sanabria, li ha messo accanto, infatti. Juric lì è stato bravo a aprirsi a nuove soluzioni rispetto a quella, sai, che era l'idea Juric iniziale. Juric gioca 1-2 davanti, ha sempre giocato le due punte, non è che però Juric magari delle volte aveva anche provato a mettere, non so, Radonjić e Vlasic dietro a una punta, poi non voleva rinunciare a Sanabria, quindi ora sai, a due attaccanti come Zapata e Sanabria, Pettorino e tanta roba. Sì. È comunque interessante, stavo notando nell'intervallo in cui venivano proposti anche i tabellini della partita tra Atalanta e Salernitana, insomma mi sembrava di rivedere un po' la stessa situazione che si è poi concretizzata tra Fiorentina e Verona, ad eccezione del possesso palla, perché in quello la Fiorentina è sempre superiore, in cima alla classifica per possesso palla, decisamente poco convincente, ma inconcludente direi. Però ecco, anche nella partita di questa sera effettivamente l'Atalanta, stando ai numeri, doveva essere attualmente in vantaggio, perché in quanto a tiri totali, tiri in porta, il numero è sicuramente superiore. Stessa cosa è accaduta per il Verona, però il calcio è uno sport molto particolare, spesso dettato anche dagli episodi. E a proposito di episodi, anche che fanno un po' la prestazione dei giocatori, sicuramente ha beneficiato degli episodi della partita tra Fiorentina e Verona Pietro Terracciano, che insomma aveva fatto un errore davvero molto grave, ma poi ha rimediato e su tutte le pagelle è apparso un 7,5, 7,8, quindi voti molto alti. Anche più di 8 avete dato, perché ha salvato veramente un primo tempo veramente riconoscibile, ha fatto delle parate grandiose. Sì, però l'errore bene Marco, ma io do veramente non merito a Terracciano, che è stato bravo, ma demerito al Verona, perché ieri ci hanno graziato veramente, perché hanno sbagliato 3 gol senza portiere. Quindi ieri ci hanno veramente graziato, anche su rigore, bravo, giusto così, perché compensa un po' le prestazioni che abbiamo fatto con la Lazio, quindi va benissimo, abbiamo ripreso punti che abbiamo perso. Però ieri c'è da dire veramente che Terracciano è stato bravo, ma il Verona veramente ha sbagliato, si è impegnato una volta tanto per non vincere la partita. Va bene, allora ci fermiamo ancora per qualche istante, poi torniamo ancora qui con i vostri messaggi. Mi raccomando, continuate anche a intervenire per il nostro sondaggio. Prima di andare in pubblicità, ricordiamolo, Laura, di cosa si tratta? Il sondaggio riguarda se la Fiorentina deve o meno tornare sul mercato di riparazione. C'è già un punteggio. E poi possono anche darci suggerimenti, assolutamente. Se ci sono nomi. Certo, noi si scrivono e poi si comunicano. Nomi, no? I nomi più quotati. Ci vediamo tra pochi minuti. Eccoci ancora, allora riprendiamo la nostra puntata di questa sera, ricordiamo la puntata prenatalizia, al termine ovviamente ma procederemo anche facendo gli auguri. Ora non è che tutte le volte calcio, che parliamo di cose natalizie si deve venire a mente Maxim Lopez, insomma. Invece io volevo ricordare ai nostri telespettatori che poi noi ci fermeremo per un paio di settimane, perché ovviamente le puntate del lunedì sera andrebbero a coincidere con quelle che sono le festività del Natale, dell'ultimo dell'anno, quindi ci rivedremo poi l'8 di gennaio e riprenderemo commentando appunto quello che sarà accaduto anche sui campi di calcio e non solo, perché ci sarà stata anche l'apertura del calciomercato, le voci si saranno un po' cominciate a fare più insistenti. Però fino a quel momento noi rimarremo attivi anche sui social, quindi potrete sicuramente rivedere anche le puntate vecchie, andare a vedere che effettivamente il Mordini a volte dice le cose e poi ci ripensa, insomma divertitevi in queste due settimane, a curiosare un po' sui nostri siti. Le squadre sono ancora negli spogliatoi per quanto riguarda Atalanta e Salernitana, quindi prima di riprendere con l'analisi appunto del posticipo e delle partite del turno precedente, andiamo a scoprire quali sono i top della settimana scelti per voi da Marco Mordini.
Tanto allora, prima di partire, come di consueto, poi con i top e tutto, intanto volevo salutare che il nostro grande parterre di stasera doveva essere arricchito anche da altri due personaggi. Uno è Fabrizio Ferrari, grande giornalista, che è già venuto da noi a trovarci, però purtroppo ha ripreso l'influenza per trovarci a gennaio, e poi doveva venire anche il nostro amico Semplici, però a un convegno di allenatori su a Pordenone. Spero venga a gennaio, vediamo se si trova una data di gennaio, però Leonardo sarebbe venuto stasera a trovarci dopo 2 o 3 anni, se non mi sbaglio. Vediamo se si porta fortuna anche a lui. Comunque li salutiamo. Lui a gennaio preferisce essere in panchina. Sì, di sicuro. Anche perché lo volevo a Natale, prima di Natale. Sicuramente poi qualche esordio ci sarà e interverrà. Vedremo di portarlo subito dopo le feste, poi almeno quando riparte poi il campionato. Comunque, a parte questo, dobbiamo partire dalla primavera. Io ho sempre forti dubbi partendo dalla primavera, perché anche questa settimana l'abbiamo combinata grossa. Abbiamo perso in casa con il Lecce per 2-0. E siamo. Inaspettato. No, il risultato è che non si poteva prevedere. Stiamo galoppando verso la retrocessione. Meno male c'è una retrocessione sola. Meno male, perché altrimenti sarebbe diventato un dramma. Siamo al 17° posto con soli 10 punti, e meno male il Frosinone ha solo 3 punti, però non c'è da scherzare, perché qui perdiamo in continuazione, è una cosa veramente tragica. Non riesco a capacitarmi questa squadra dei bassi fondi così. È una squadretta, per il momento è una squadretta formata male, perché non è possibile vedere una Fiorentina al 17° posto in classifica con soli 10 punti. Si è messa su questa strada, e dopo tutte le vittorie che abbiamo fatto in Coppa, non va bene neanche Aquilani. Aquilani col Pisa non è che vada bene nemmeno lui. Però, insomma, è brutto vedere una Fiorentina nei bassi fondi in queste condizioni. L'Empoli invece è ritornata alla vittoria con un bel 3-0 sulla Samp, che avevamo battuto la settimana avanti noi, con altri 2 gol di Corona, che è salito a 10 gol secondo in classifica marcatore, un ragazzo interessante, 10 gol in campionato, e gol di Sodero, e l'Empoli ha battuto la Sampdoria per 3-0 e al 7° posto, vicino al 6° per i playoff, per lo scudetto, con 22 punti. Questo per quanto riguarda la primavera, però urge fare qualcosa per la Fiorentina. Per quanto riguarda i top, di sicuro ci mettiamo il mitico Terracciano San Pietro, perché ha fatto delle parate, io credo da più di 8, anche 8 e mezzo, nonostante l'errore poi ci ha salvato. Pareggio dell'Atalanta. Eccoci, bellissimo gol dell'Atalanta. Bellissimo gol dell'Atalanta. Muriel. Grandissimo gol Muriel. Di Muriel. Vedi, questo è un signor calcio d'angolo, respinta corta, Muriel al volo l'ha infilata sotto l'incrocio, veramente un grande gol da parte di un grande attaccante, che certo, a Firenze forse non abbiamo visto nella sua versione migliore, o quantomeno aveva iniziato anche bene in realtà, fece gol alla Sampdoria, all'Inter mi ricordo, poi si è un po' spento. C'è da dire che giocava nella Fiorentina di Montella, che vinse una partita da febbraio a maggio, quindi non era così facile. Bellissimo questo gol di esterno destro, e lo fanno, che chi sa giocare a calcio fa questi tiri. Avere un attaccante così sarebbe eccezionale, però giovane lo paragonavano a Ronaldo il Fenomeno, poi io sono dell'idea che questi paragoni facciano solo del male. Sì, quanti però nuovi Zidane, nuovi Ronaldo abbiamo visto. Però signor calciatore, sì, assolutamente. Lui è il signor calciatore. Che appunto, allora passiamo da Terracciano come primo dei top della settimana. Meno male abbiamo lui, questi 2 o 3 anni è sempre partito non da titolare, poi è partito sempre di più da titolarissimo, perché non abbiamo trovato un portiere, l'avevamo, l'abbiamo mandato via, comunque lasciamo perdere, non polemizziamo più. Comunque Christensen nelle ultime prestazioni ha fatto vedere che insomma può piano piano diventare un portiere interessante. Spero di sbagliare. Il calcio è molto strano, perché dopo un minuto ha fatto un fallo di rigore. Sì. Se prende gol e si perde,
Il colpo è il voto 2. E in questo momento è la parata, ha fatto davvero, è cambiato, è così. È sempre un fatto di sliding door. Io ricordo l'anno scorso la Lazio che come prima aveva preso Maximiano, pronti via contro il Bologna, fa un fallo da espulsione, entra Provedel che diventa uno dei migliori portieri della Serie A. È vero, è vero, è vero. È così. Poi passiamo al secondo dei top, che è Beltrano, perché ha fatto gol, il primo gol su azione del campionato. A me piace molto come calciatore, si sta abituando piano piano e teniamocelo stretto, perché questo calciatore ci darà delle soddisfazioni. E poi per l'ultimo settimana metto Thiago Motta, lo rimetto per l'ennesima volta perché è un allenatore che a me piace moltissimo. E con una squadra come Bologna, guardate dove l'ha portata, pochissime sconfitte, al quarto posto solitario con 28 punti, e sta facendo un grande campionato. Sta giocando veramente un bel calcio. Di solito si sottolineano i grandi gol, per esempio la scorsa settimana ce ne sono stati un paio di tacco, ma l'azione del primo gol del Bologna contro la Roma secondo me è stata una delle più belle proprio di questo inizio di stagione. Calcio verticale, manovra ben orchestrata, veramente un grande lavoro di Thiago Motta, che ricordiamolo, quando sostituì la buonanima di Mihajlovic, prese un Bologna in zona retrocessione. È vero, sì, zona retrocessione. Però un allenatore, non è che avendo intervistato il salotto del calcio, sicuramente è così. Mi meraviglia che tu dubiti del potere, avendo il flusso. Ora poi abbiamo due liste che il flusso arriverà con Lacchioni, ha cominciato a vincere già dall'anno scorso, il San Miniato, in continuazione vinceva l'anno prima, due anni fa, no? Poi è tornato, ha vinto a Grosseto. Ora sicuramente mister Blasi troverà una squadra subito immediata. Tognozzi aumenterà le vittorie, di sicuro, di regola è così. Ha intervistato Thiago Motta e Thiago Motta è andata a fine. Invece è semplice, non viene da qualche semplice, anno. Gli ho detto, Leo, devi venire. Bisogna perché sbloccare. Perché ti stavo... devi sbloccare. Se non lo fa, sicuramente. Infatti io sono arrivato subito. Risposto tutti gli sport, poi c'è da dire. C'è una cosa, è vero, tutti gli sport, è vero, la Cavelleschi, tantissimi sport che sono passati qui da noi, di regola, poi a volte c'è un po' di bassi, un po' di alti, no, però, di regola, ci avete mai di Roma, è semplice, per 5 anni dalla C2 è arrivato in Serie B, poi venne da noi, si è salvato poi in Serie A il primo anno. Poi ha smesso, a parte non lo mandano, perché quando comincia ad arrivare il seriale non ti mandano le trasmissioni regionali, normale. Però insomma, dovrà ritornare. Prima di cominciare la situazione, dice, ma te che vuoi fare? Borda e Atalanta in vantaggio. Eccoci. Pasalic. Ne prenderanno 3 o 4 a questi punti, ma come minimo. Tra l'altro, qualche istante fa c'era stata anche un'occasione... per la Salernitana. Importante, come si diceva prima, questione di sliding door, c'è stata un'occasione fallita per poco da Dia e poi quasi sul ribaltamento ha segnato Pasalic, quindi Atalanta in vantaggio meritato, e Salernitana che mi dà l'impressione quest'anno di retrocedere con un largo anticipo, al di là di eventuali interventi a gennaio. La vedo veramente una squadra molto in difficoltà, anche se guardando la classifica avrebbe tutte le possibilità di rifarsi a meno 5 dal quarto ultimo posto, però la vedo veramente in difficoltà. Anche loro stanno galloppando, dritti verso la Serie B. E appunto ti dicevo, perché io vorrei capire perché noi Fiorentina, nonostante Fiorentina vada bene, che ha 27 punti in zona Champions, andiamo a cercarcene per polemizzare in continuazione su tutto e su tutti. Momento polemico. Non è che lo dico la rubrica io. È uscito oggi su tutti i giornali che io vorrei capire per quale motivazione la società deve fare queste figure. Che Mencucci, che è un ottimo dirigente, l'ho conosciuto tantissimi anni fa, l'ho salutato anche a Empoli quando c'è stato Empoli-Lecce. Una festa già pagata al Viola Park dei commercialisti per Natale, non è stato invitato perché la Fiorentina ha voluto, ma questi hanno pagato, non è che non hanno pagato, ha voluto l'elenco di chi era scritto e dice Mencucci e la figlia tra l'altro deve essere premiata perché
anche lei è commercialista, giovanissima e tutto, non hanno potuto partecipare a questa festa, a questo, questa cena natalizia, perché non era un ospite gradito. Ora io mi domando, e Dio, con tutto il rispetto possibile, cascare in questa, voglio dire, ma qual è la motivazione? Perché Mencucci non ha detto niente, a meno che ci sia qualcosa di nascosto, Mencucci non ha detto niente. È stato perché era il dirigente dei Della Valle. Matteini è stato perché non era gradito nemmeno lui. Io non mi credo presento, che siano due situazioni diverse. Non mi presento nemmeno, perché se io proprio sono estromesso direttamente. Ecco, tra l'altro, no, se ti presenti te, Marco, ti portano via tipo Sgarbi dal Parlamento. Dire, ma non so se ci si rende conto, perché la Fiorentina deve fare queste figure senza motivazione. Però la ci sono evidentemente delle persone che si sono trovate in urto con il pensiero o comunque con la società, e quindi ormai non è una novità, è già questi hanno pagato l'associazione o mercenari, hanno penso che siano pagato. Disponibili a rimborsare le si rimborsa, ho capito, però se no se il parere dei nostri tifosi, degli spettatori, cioè, ma è casa nostra, a casa di, non so che è casa tua, ma voglio dire, se è aperta al pubblico, aperta, cioè, ognuno, l'importante è non offendere. Poi se te critichi, beh, però noi non possiamo sapere se ci sono state delle situazioni per cui cioè, sei tutti buoni per no, però, se non sei buono magari ci sono state delle situazioni che hanno portato a questo, diciamo, allora, questa, prendiamo gli oggettini nella... degli oggetti si caricano. Le sale stampa non ci sono più, le sale stampa non ci sono più perché la conferenza stampa la mandano direttamente, non c'è più niente praticamente. Se nessuno ride, nessuno dice nulla. Comunque, secondo me, una volta se dovresti presentarti, sì, ma solo per vedere la reazione. Voglio presentarmi anche perché. Fatti lanciare con l'elicottero. Ho talmente tante conoscenze, c'è l'amico Pettinari che allena ora in Fiorentina, ce ne sono tantissimi, voglio dire, che conosco. Poi proverò a fare domande, lo dico pubblicamente, voglio vedere le risposte, poi mi dirò poi in diretta. Ci farai sapere l'esito della richiesta di accesso al Viola. Conosco tutti gli addetti stampa e sono lì, ma abbiamo avuto rapporti bellissimi con Di Francesco, che è nato nel settore giovanile, che è Di Francesco, però non ne vedo la motivazione di crearsi queste antipatie per sugo di niente. Allora ce lo diano, se non si vuole Mencucci perché è successo questo. Ma da Mencucci non credo sia sortito fuori nulla come situazione. Allora se ci passa Corvino praticamente c'è il muro tappato completamente, però sotto il mantello dell'invisibilità. Io lo dico tranquillamente perché non ho niente da nascondere, non ho mai offeso nessuno, a volte si prende un po' in giro, ma è una cosa tranquilla che si fa. Però apriamo un po' la situazione, cerchiamo di crearsi un po' di benevolenza intorno, ad esempio questo attrito, quello no, l'elenco, la lista nera. Ma che lavoro è? No, non veramente, non mi sembra una cosa regolare, una cosa così. Cioè, un Viola Park bellissimo, che diciamo in tutta Europa non c'è un Viola Park così, no? Così come non fanno bene le critiche continue alla squadra o alla società, magari nei momenti anche più complessi, non fanno altrettanto bene neanche questi attriti che si creano magari con la stampa o con i tifosi, anche se con i tifosi effettivamente non ci sono mai stati problemi tra società e tifosi. Però ecco, sarebbe bello se appunto anche tutta la stampa che supporta comunque la squadra viola venisse magari accolta in modo meno restrittivo. Casomai puoi chiamare direttamente, cioè, troviamo una situazione, cioè, chiama, chiarisci come mai, perché, ma non è che uno può essere veramente un robot che devi parlare sempre bene nonostante... Se uno gioca male, si parlerà male, ma lo sport è così, il calcio è così, sono diverse, a volte possono anche dai confronti venire fuori. Non condivido, giustamente sono d'accordo, l'ho commisso quando è stato dato il mafioso, quello non lo condivido, quello è un aspetto che non va bene, ma quando c'è una critica costruttiva o una cosa presa comunque, così alla Toscana, non mi sembra di elencare quello no, quello sì, quello non entra, quello è casa nostra, non entri dentro. Diciamo, sono situazioni che creano sempre appunto attriti
e contesti insomma sgradevoli e sarebbe quello, bello quello e poterlo evitare. Ma in cucino non sarei aspettato. È stato un po' sorpresa. Sono anni ormai, sono 5 anni, ma se poi c'è qualcosa ce lo dicano in diretta. Esatto, che cosa è successo, il perché, la motivazione, ma non mi sembra ci sia motivazione. Noi non sappiamo, quindi per il momento rimane oscuro questo punto. Ci fermiamo ancora qualche istante, torniamo tra pochissimo al Salotto del Calcio, restate con noi. Allora, ripartiamo andando subito a leggere i messaggi da casa dei nostri telespettatori che intanto ci hanno scritto numerosi. Danno fiducia in Beltran, come diceva appunto anche Marco prima. Però poi ci consigliano anche di ricomprare Vlahovic. No, basta, Vlahovic. Vlahovic, Vlahovic, quindi sì. Lo rivorreste Vlahovic a Firenze? Bah. Sì, Marco sì. Io immediatamente. Sì. Tutti sì. Immediatamente. Anche voi qua, io e l'altro. Sull'altra ala, riprenderete Vlahovic. Io sono Cabral. Cabral. Solo Cabral. Solo Cabral. Rivolgerei anche la coppiata, se ci fosse la coppiata, ma no, basta, no, due bianconeri, no. Chiesa e Vlahovic, no, vedi, guarda, su Chiesa non sono tutti d'accordo, hai visto? Non riprenderesti Chiesa? No, giocatori non si discute. Ah, giocatori? Certo, però non ispirava grande simpatia neanche nello spogliatoio. Spogliatoio, magari esatto, quello, sì, magari quello che fa, che comoda. Prima di tornare a parlare di Fiorentina, volevo anche fare un attimo il punto su quello che è accaduto questa settimana per quanto riguarda i sorteggi di Champions League, perché l'Inter ha pescato l'Atletico Madrid, il Napoli Barcellona, la Lazio il Bayern. Poteva andare meglio, lo possiamo dire. La situazione mi sembra abbastanza complessa per le tre italiane. Secondo Marco, secondo te quale delle tre è quella che ha più possibilità di passare il turno? Ti dico la verità, non sapevo che sono tre squadroni enormi, l'italiano è andata veramente male, ci si può giocare, lo diceva anche Paolo, Napoli-Barcellona, Barcellona non è in grande forma. Però insomma sono tre squadre. Più che altro fin dall'anno scorso il Napoli soffre molto le squadre chiuse, mentre quelle che giocano in modo più aperto possono lasciare degli spazi nei quali si possono esaltare giocatori come Kvara e Osimhen. Inter-Atletico sarà una bella battaglia, cioè da dire l'Atletico gioca in maniera leggermente meno difensiva rispetto ad altri anni, quindi questo può favorire il gioco dell'Inter, però le vedo due partite molto tirate, abbozzerei anche che finirà ai supplementari il doppio confronto. Sì. Poi Bayern, poi insomma sono tre grossissime squadre, molto difficili per gli italiani. Ecco, Bayern-Lazio secondo me insieme a Copenhagen City è l'ottavo di finale più squadrato. Anche perché la Lazio sicuramente è la squadra più niente alla Lazio proprio. È molto, comunque molto io penso che anche l'Atletico Madrid non saranno tanto contenti. No, quello no. Io credo che l'Inter, dopo anche l'anno scorso, sia una squadra che se la può giocare veramente con tutti, anche a livello europeo. Poi sono stati anche fortunati, se tu vai a vedere, perché arriva a secondi, la Real Sociedad ha trovato il PSG, arriva a primi, se c'era loro di toccare il PSG forse era anche peggio. No dai, l'Inter secondo me se la gioca alla grande, le altre due, il Napoli sai è una squadra che non si sa che può fare, se stanno bene tutti non si sa quello che può fare. Il Barcellona forse è nel momento meno entusiasmante degli ultimi anni suoi. Ecco, a proposito di Inter, purtroppo è anche una delle due squadre che ancora non abbiamo certezza di quale sarà l'avversaria della Fiorentina in Coppa Italia, lo sapremo mercoledì, e quindi tra Bologna e Inter, sicuramente io credo che la Fiorentina potrebbe trovare giovamento dall'affrontare Bologna, l'Inter lo vedo proprio di un'altra categoria, Marco. Ma perché ci ha vinto? Sulla carta con l'Inter invece una sconfitta sonora, la sconfitta più importante. Ma che Bologna non è facile. Però l'Inter ora non ci giochi, secondo me. Ora livello troppo superiore nel nostro campionato, parlo. Vista anche ieri la squadra superiore, solida, molto solida. Superiore. In una partita dove comunque non ha. Primo tempo secondo me la Lazio meritava. E l'Inter comunque si vede una squadra solida che concede pochissimo, sì ti concede campo perché comunque ha anche modo di ripartirti,
rispetto agli altri anni Inzaghi mi sembra più, meno difensivista, in tante partite l'ho visto più comandare il gioco e giocare meno di ripartenza, però l'Inter ha tutto, secondo me, cioè, quando io vedo una squadra nel nostro campionato parlo con Frattesi che non trova minutaggio, che secondo me poi qualsiasi cambio fanno Frattesi sì, è uno dei centrocampisti cioè, più forti che abbiamo. Lenin farà giocare qualche seconda linea, ovvero Frattesi, Carlos Augusto, Pavard deve riprendere Pavard, minutaggio. Dunfe, che è un mese un gioco. Ti entra il Napoli. Ci fossero giocatori fuori. Comincia a giocare ora, non mi ricordo il nome, il ragazzo di Misek. Colore non gioca sì. Centrale lì. Ha giocato ieri. Dipende dal mister italiano che fa giocare anche. Perché anche noi, secondo me, si dipende anche da noi, perché se fa giocare la squadra per vincere forse te la giochi, è chiaro che se fa giocare qualche panchinaro che secondo me in questo momento non è in condizione diventa difficile. E con credo l'Inter che fare... in Coppa Italia l'ha fatto giocare, perché se no con l'Inter fa giocare la squadra che ha giocato il Parma è un casino, appunto. Le porte. È un casino appunto, quello che appunto mi preoccupa è quello, non è tanto l'Inter, no, che l'Inter è forte a prescindere. Il problema è che abbiamo tre partite importanti ora, difficilissime. Sembra Monza, Sassuolo e Torino. Sì. Io credo siano le partite più difficili da scontrare. Adesso vediamo entrare. Il calendario, appunto Monza, Torino, sono Sassuolo. Difficili. Secondo me con il Torino è la più difficile. Tra Inter e Bologna. Sono tre partite dove troviamo un Monza che ha perso 3-0 domenica a Milano. Quindi sicuramente farà la partita. Il Torino in questo momento secondo me è la squadra più in condizione. E Sassuolo è un outsider. È imprevedibile, Sassuolo è imprevedibile. Quindi non troviamo tre partite per noi pensare, difficili. In pensare momento. Quanti punti alza Sassuolo? 16. Sì, mi sembra 16 di cui 6 con tutte Juve. Sarà un Sassuolo, no? Che la vedi giocare a volte tira fuori. Ha battuto sì. Chi ha battuto? L'Inter, la Juve? L'Inter a Milano. A Milano. Sì, ha avuto dei colpi fortunati e anche un gioco interessante in alcune partite, però purtroppo, insomma, purtroppo per fortuna per noi, purtroppo per loro, diciamo che la classifica non gli ha reso molta giustizia. Però ecco, siccome la Fiorentina anche essa è molto imprevedibile sia sul piano del gioco che del rendimento, sono tutte partite che sia quella col Monza che quella col Torino che quella col Sassuolo. No, io sono molto curioso, insomma, perché le ultime due partite ok, siamo arrivati primi nel girone e abbiamo vinto col Verona, ma mi hanno lasciato un po' la mano in bocca. Cioè, voglio vedere da ora in poi se la Fiorentina non è in condizioni o era stanca, può darsi, perché vista la condizione del Verona, se questa è la Fiorentina perché ci manca comunque dei personaggi secondo me importanti come Bonaventura, come Gonzales, quindi sono molto curioso di questo, voglio capire un pochino questa Fiorentina in questo momento in che situazione è, perché sinceramente sono rimasto abbastanza deluso per quanto riguarda diciamo la fisicità e la qualità del gioco. E poi è un momento importante anche perché nelle prossime giornate le altre hanno qualche scontro diretto, se non sbaglio la Roma deve affrontare Napoli e Juve nelle prossime due, quindi potrebbe essere un'occasione per prendere altri punti. Poi come quest'anno poi un campionato un po' rilento così per entrare in Champions potrebbe essere un'annata buona, se trovo un filotto di partite buone avendo questi punti proprio ravvicinatissimi così, poi giocare davvero quest'anno, entrare in Champions sarebbe un sogno enorme. 100% da tirare fuori i soldi. Bisogna essere in grado di bisogna portare la squadra a un livello più elevato, appunto, insomma, appunto, anche il sogno Champions finirebbe arrivare prima a di cominciare livello, a un livello alto, non è la Torino non è lontano, sono tutti lì, se vai a vedere sono lì con tre punti. No, per arrivare in Champions bisogna 3-4 squadre che falliscono completamente, perché se continuano così Napoli, Roma, però oggettivamente la Fiorentina non è più forte del Napoli, dell'Atalanta, della Roma, della Lazio, forse come rosa la Lazio secondo me si può equivalere la Lazio di quest'anno, però la Lazio comunque è una squadra secondo me destinata a lottare per la Champions. Piano piano poi lo fanno, arriverà, recuperano e ci arrivano.
l'hanno sempre fatto un po' questi percorsi, a che Sarri a volte è partito e poi dopo riparte. Però la Lazio arriva, la Roma non la vedo bene, perché la Roma con la mancanza di Bala gli porta di Bala via. Tanto Lukaku di Bala, no, di Bala insieme gli manca tanta roba da Roma, già sono inguardabili senza loro due. Di Bala poi non ha continuità, sennò, non ha continuità, sennò non sarebbe tutti la Roma, gli anni che lui è sempre fortunato. Occasione clamorosa nel frattempo per la Salernitana con Chaunas, se non sbaglio, che solo davanti al portiere bergamasco si è fatto parare il tiro. Una Salernitana anche molto sprecona, devo dire. Sì, purtroppo non riesce poi a finalizzare le azioni, che sono anche interessanti. Non è ancora arrivato il gol del pareggio, però c'è ancora tempo, quindi stiamo a vedere adesso. C'è un calcio d'angolo, quindi potrebbe esserci qualche sviluppo interessante. Per quanto riguarda il nostro sondaggio, possiamo fare un piccolo aggiornamento? Diciamo di sì, che per il 70% c'è bisogno di un rivisitazione. Esatto. Il 70% è almeno intervenire sul mercato. Però non ci dicono come. No, a parte il suggerimento di Vlahovic, non è venuto fuori niente. No, nomi nuovi vogliamo. I nomi nuovi devono andare a cercarli, tipo Sartori. Potevamo prendere un Sartori la situazione e poteva arrivare da qualche parte qualcuno di giovane, nuovo, buono, come Giuntoli, che è andato a vedere la Vascheila, che dice chi è questo, e invece poi fare il corso di risultato. Ma a girare il mondo e a scoprire nuovi talenti ci pensa il nostro Marco Mordini, che questo è doveroso perché intanto mancano 4 minuti, è doveroso verso questa società, questi ragazzi che ho conosciuto sabato sera a una cena in quel di Cortona. Qui vediamo le immagini, era la società Pergo, che io non credevo, ma aveva avuto un'accoglienza bellissima da parte di tutti loro, e poi inviterò il presidente e l'allenatore qui da noi dopo le feste. Qui ho un comunicato che devo leggere, qui è il grande mister Marco Lodovichi, Paolo della Salernitana, che ci manda questa comunicazione. Il Pergo intanto nasce negli anni 70 da una grande passione di un gruppo di amici di creare un campo sportivo che è diventato un simbolo calcistico in tutto il comune di Cortona. Con poche disponibilità economiche, attenzione a queste parole, economiche, e solamente un tanto sacrificio, sono riusciti a creare la struttura che possiamo oggi vedere e in cui ancora giocano molte squadre, ognuno mettendo a disposizione le proprie competenze. Il GS Pergo ha giocato sempre la categoria campionato WISP, divenendo una delle società più antiche della regione toscana, essendo fondata nel 1970. Il gruppo di amici e il senso di appartenenza lo possiamo ritrovare anche oggi in quel campo, è diventato un autentico fortino inespugnabile per qualunque squadra. I giocatori del Pergo, vista la vicinanza dello stadio e della montagna cortonese, vengono soprannominati Lupi. Vengono ricordate le due finali di Coppa WISP vinte presso lo stadio comunale di Arezzo e le due promozioni del massimo campionato WISP. La società, insieme ai giocatori, ogni anno raccoglie dei soldi da ritardi, ammonizioni, partite alle perse contro il Miste, naturalmente corretto, che vengono donati in beneficenza. Il calcio non è soltanto uno sport, è un importante centro di aggregazione di persone che condividono lo stesso spogliatoio per un anno intero, giocando, soffrendo, rimanendo a freddo in panchina, lottando su ogni pallone, fasciature a caso, creme scaldanti, tutto dettato da una sola grande passione, senza ricevere nessuna ricompensa economica. Spero che la sua piccola storia di GS Pergo, dice mister Lodovichi, sia un esempio di carattere, volontà, sacrificio per tutti coloro che amano il gioco del calcio, che per un momento vogliono sentirsi dei veri giocatori, ripensando alla prima volta che hanno indossato una maglia e messo i primi scarpini. La favola del calcio ricomincia ogni volta che un bambino dà un calcio al pallone, e a Pergo vogliamo che la favola possa continuare. E queste sono le parole bellissime, le salutiamo mister Marco Lodovichi e il presidente Giuseppe e Claudio, il figlio Cosci, che hanno formato questa bellissima società. Abbiamo visto le foto, lo stemma del Pergo. Li saluto veramente in modo affettuoso, abbiamo fatto una foto tutti insieme, e sicuramente, carissimi voi del Pergo, verrete qui poi a trovarci.
a gennaio a trovarci, veramente mi ha fatto molto piacere conoscerli. E sarebbe bello rivedere e anche... un grazie per tutto quello che hanno offerto, perché bisogna ringraziarli. Sarebbe bello rivedere anche nei campi di Serie A quella stessa passione, quello stesso entusiasmo, voglia di giocare a calcio, che invece si è un po' persa, purtroppo. Si è un po' persa nella situazione. Però... spesso, ecco, il fattore economico ha giocato nel senso opposto. Quando le disponibilità economiche sono troppe, viene meno un po' la passione. Quindi questo... ce ne sono diverse società, perché poi a questi livelli viene preso dei soldi a livelli anche un po' più alti e tutto. Per esempio, l'Avane e calcio non ha mai pagato nessuno. Nell'Avane noi abbiamo giocato con lo Spalletti, io e tanti, Salvatori, Molla, ci sono anche le testimonianze. Ci sono le testimonianze, è vero, è vero. Ah, va bene, allora dopo questo doveroso saluto alla società Pergo, noi ci fermiamo per un piccolo break, l'ultimo di questa sera, e poi riprendiamo per gli ultimi minuti in nostra compagnia. A tra poco. Ultimi minuti in nostra e vostra compagnia, e adesso andiamo a parlare un po' appunto di questo ruolo tanto discusso, che è quello dell'allenatore, perché abbiamo detto questa settimana doveva essere qui con noi anche Semplici, che però purtroppo, insomma, per impegni legati proprio a questo lavoro, a questo ruolo, è assente, perché è assente giustificato, perché appunto nel frattempo 3-1 dell'Atalanta. Quindi partita direi chiusa. Ha segnato De Ketelaer, sì, ex vero, Milan, che è entrato e chiuso la partita. No, Milano non era apprezzato. Non era apprezzato, e invece qui ha trovato la scarpina per il suo piede. Esatto. Questo succede sempre, per esempio, con i giocatori della Fiorentina, che non vengono apprezzati, poi vanno fuori e trovano tutti la scarpa per il piede. Vabbè, insomma, quindi direi partita chiusa per quasi chiusa per l'Atalanta e la Salernitana, tra Atalanta e Salernitana, e l'Atalanta quindi si riporta vicina 26 alla Fiorentina, un punticino sotto la Fiorentina. Dicevamo, doveva essere con noi Mister Semplici, che però appunto per impegni non è potuto venire questa sera, lo aspettiamo a gennaio, ma noi non ci perdiamo d'animo, perché abbiamo altri due mister invece che sono qui e che hanno una grande esperienza, che possono condividere con noi appunto pareri di calcio e soprattutto raccontarci come stanno andando le loro stagioni calcistiche. Partirei subito da Luca, perché appunto in questo momento tu sei allenatore dell'Africa in promozione. Come sta andando quest'annata? E ovviamente vieni da un mondo del calcio giocato, poi sei trasformato in allenatore, però... Se si parla di mister, qui c'è Marco, mister è lui. No, più si è detto, sei proprio un classista, io non alleno tanto. Perché... No, sta andando bene, ci stiamo, diciamo, lottando il campionato, diciamo ancora dobbiamo finire il girone di andata, quindi è ancora presto per fare tutti i pronostici del caso. Sono contento di come stanno andando le cose. La stagione è ancora molto lunga, nelle nostre categorie, soprattutto promozione, eccellenza, comunque le difficoltà vengono dal fatto di allenarsi la sera tardi, comunque molti ragazzi lavorano e quindi la componistica, quella fortuna sugli infortuni, quella è una percentuale che alla fine si farà sentire per quello che sarà il risultato finale, perché comunque anche l'anno scorso abbiamo perso un giocatore importante, quest'anno... Per adesso abbiamo già dato molto da quel punto di vista, speriamo, insomma, di aver finito, perché purtroppo, ripeto, allenarsi la sera con il freddo, dopo ragazzi che lavorano 8 ore, chi sta in piedi, non è facile. Diciamo, lì è una componente molto importante, ecco. Spero di aver già pagato da quel punto di vista, perché ho perso un giocatore, ora uno mi dovrebbe rientrare a metà gennaio, forse febbraio. Tommaso non ti ha mai giocato? È Tommaso. Un giocatore molto fondamentale per noi, comunque sia, è stato preso sia nello spogliatoio, ragazzo eccezionale, ma poi anche come giocatore in campo, e finora ci è mancato. Chi lo ha sostituito? Ha sostituito egregiamente, perché comunque ho la fortuna di avere un gran gruppo, una rosa valida, e quindi a volte manca uno, metti l'altro. Il risultato non cambia, questa è una fortuna per me, però poi...
ogni partita ha la sua storia, cioè, come si dice, quindi. Però stiamo vedendo un'esperienza calcistica in campo, non è facile passare dal calciatore allenatore, non è che tutti a volte ci arrivano a fare anche gli allenatori, no? Ma sono te che hai giocato, ma hai calcato livelli di Serie A. Sì, gira, sai, non è facile. Ma si può fare l'allenatore e cambia totalmente. No, è un mondo completamente diverso. Ti rendi conto dal di fuori, diciamo, da fuori del campo, le mischerate che facevi dal giocatore, ora le vedi. Ora le vedi. Le vedi, le gestire noti. Gestire il gruppo. Gestire il gruppo è forse la cosa, non dico principale in queste categorie, comunque la gestione è molto importante. La cosa più brutta per un allenatore è dire te vai in tribuna, te vai in panchina. È quello. Quella è la cosa più brutta, sì, umanamente parlando, però fa parte di questo giochino, ecco. Però a me piace, è una passione e comunque mi diverte, è un sacrificio, perché, ripeto, la sera non si sta bene a casa, quando specialmente è freddo. Il calcio, secondo me, è fatto di pomeriggio, però in queste categorie non puoi fare altrimenti. Non fai, no, queste categorie video. Non puoi fare altrimenti, no. Però beh, comunque già stare con i ragazzi, stare all'aria aperta, comunque sempre è una cosa. Stare in un campo di calcio è una cosa che faccio da quando. Insegnare calcio poi diventa che bello, no? Insegnare calcio. Ma insegnare, cercare di mettere le tue idee, sì, e di farle poi realizzare in campo. Però. Se poi ti ritrovi che primo in classifica non è ancora. Ma sai, quello conta alla fine. Io sono. Riallacciando la Fiorentina, no? Le classifiche io la guardi, ma la guardi giusto, perché comunque sia. Il campionato è spezzato in 3-4 parti, lo spezzo in 4 parti. Adesso siamo alla seconda, poi sarà la terza e la quarta finale, diciamo. Quindi in questo momento conta il giusto, veramente. Beh. Ma se non mi sbaglio, mister Brahe è stato il tuo primo allenatore. Allora, no, lui non mi ha allenato, però è stato. Giocato contro, in eccellenza. Si parla del 97, 97-98, io allenatore a Poppi e Luca centrocampista al Castiglione Fiorentino. Il mister Brahe è navigato, perché però, in Serie D sono 30 anni, in Serie D specialmente, da tantissimi anni di Serie D, e ha raggiunto 14 anni, traguardi importanti, lo Scandicci e Montevarchi. Ha raggiunto Città di Castello, la salvezza non tanto a Forco di Bella, una salvezza. Ma anche l'anno di Luca, l'ultimo anno di Serie D mio, perché l'ho fatto 4 anni fa a Forte dei Marmi, si fece una salvezza senza play-out quasi inaspettata. Luca è stato molto umile nel racconto. Luca era l'allenatore. No, lui è l'allenatore, ve lo dico prima, è qua che diventa un allenatore. Ci sono degli allenatori da cui magari hai preso più ispirazione tra quelli che ti hanno l'ultimo allenato, Marco, in carriera. Cioè, ovviamente allora si fa farsi complimenti. No? Ci siamo messi d'accordo prima di venire. Ma ispirazione, sinceramente, un po' prendi. Ti parlo la parte mia di giocatore, ex giocatore, un po' da tutti, da quelli più bravi e quelli meno bravi. Nel frattempo 4-1 dell'Atalanta, doppietta di Rebic. Io ho cercato di prendere, quando giocavo specialmente, di prendere un po' da tutti, perché comunque c'era l'allenatore che piaceva di più, l'allenatore che mi piaceva meno, però tutti ti lasciano qualcosa, se sei disponibile ad ascoltare. Poi credo ci sia proprio anche la categoria, andiamo Indiani, che Indiani è rimasto nella categoria di Serie C. Io credo che per il mister, per Indiani appunto, sia stata questa personalità un po' forte che ha avuto, forse che l'ha un po' fermato negli anni, parliamo di una decina, 15 anni fa, che probabilmente era sulle ali dell'entusiasmo, perché poi si parla di un allenatore che ha vinto 10 campionati, appunto, si parla di un allenatore che vince 10 campionati fra D e C2, appunto. Si parla di un allenatore che meritava forse qualcosa di più di quello, ma ce n'è tanti gli allenatori. Se ci si mette a guardare gli allenatori dilettanti che probabilmente potevano fare molto di più, ci sono. Probabilmente parlare di fortuna e basta mi sembra un po' riduttivo, però se hai la fortuna di salire su quel treno, come prima si parlava di Leonardo sì. Si parla di un allenatore che in tutta Europa, l'hanno scritto sul Time in Inghilterra, è stato l'unico allenatore che ha vinto
no playoff, ha vinto tutti i campionati dall'eccellenza fino alla Serie A, ha vinto eccellenza, ha vinto D, ha vinto C2, ha vinto C1, ha vinto B, li ha vinti tutti, non lo fai per caso. L'abbiamo detto negli anni passati. Non lo fai per caso sicuramente. Poi probabilmente ce ne potrebbe essere stati tanti altri anche da allenatori che se probabilmente hai la fortuna di salire sul carro probabilmente ce la fai. È che io l'ho detto tante volte, ma non l'ho detto più che altro per me e basta. Ho avuto la fortuna di fare il corso UEFA, ero in, a parte c'era Baggio, però ero in mezzo a tanti calciatori che qualche volta mi ci prendevo scherzosamente, non, però la fortuna che hanno loro è che ha finito a giocare in Serie A, in qualche modo li alleni, mentre te ti fai 13 o 14 anni di lì, ti sembra di fare qualche volta miracoli, però probabilmente se non hai quel pizzico salire su, quella, su quel treno che ti porterebbe probabilmente a fare. Io ho avuto anche, fra virgolette, la fortuna e la sfortuna di essere in quegli anni in D dove c'era la C2, no? Che ti sembra C2. Che fare il salto in C2 sia, però non ho mai avuto l'opportunità che probabilmente quest'anno il cosa non è andato, ecco, lì a Ponte Assievi. Ma io avevo fatto una scelta 3 anni fa con un amico che è Daniele Rosi, che era direttore lì a Ponte Assievi, insieme ai presidenti di allora che erano due. Avevo fatto una scelta, dico mi fermo vicino a casa, ho fatto tanto di chilometri fra in Umbria, Pisa, da tutte le parti, insomma. A fare l'allenatore avevo detto mi fermo a casa e fa un programma di anni, avevo detto si fa un programma di anni dove parto facendo l'allenatore e poi dopo se c'è da fare il direttore comincio con la cosa di fare il direttore. Questa era una cosa, eravamo andati avanti, infatti abbiamo fatto i primi 2 anni, uno più bello di un altro, perché primo anno e l'anno prima avevano fatto il campionatino, sai, Ande, ci fu il campionatino a 8 squadre dopo il Covid, abbiamo fatto 3 punti, mi sembra, l'anno dopo si fece i playoff, si perse la Terranovese ai supplementari che poi vinse i playoff la Terranovese. L'anno scorso abbiamo perso la finale con lo Zenit Prato dei playoff. Quest'anno c'era la voglia di cambiare poco, perché tutti gli anni con non tanto budget avevamo fatto la squadra con 11-12 cambi tutte le volte. Quest'anno, dopo aver fatto la finale playoff, avevo voglia di fare 3 cambi. Invece, come si sa, oggi i giocatori non c'è più quel legame come probabilmente c'era una volta, specialmente quando fai bene, come abbiamo fatto noi per 2 anni, chiaramente vengono a cercarli le squadre anche importanti, certo, e te li portano via da Ponte Assievi. Andava a finire e ci ha toccato cambiare 10-11 giocatori anche quest'anno, e non è sempre facile, le ciambelle non riescano con il buco, sai. Lì, come si dice a Ponte Assievi, mi avevano detto un po' che doveva venire fuori una sorta di Ferguson, no? Della situazione nei dilettanti, che quest'anno avevo fatto anche delle scelte importanti cambiando l'allenatore degli juniores, perché poi a me mi piace prendermi le mie responsabilità, non è che ci giro tanto di intorno. Avevo cambiato il direttore Paolo Banchi, e era venuto Marco Vignone, era stato un po' il direttore di Luca dei primi anni del professionismo di Luca, e l'allenatore degli juniores. Però sai quando è cambiato la società l'anno scorso, c'è stato passato un anno, l'anno scorso c'è stato un cambiamento importante, siamo stati 3-4-5 mesi senza vedere un euro, perché c'era questa lotta interna fra i presidenti, e nello stesso modo siamo arrivati a playoff ugualmente in finale. E quest'anno invece, sai, le prime avvisaglie di quando perdi, io non mi sentivo un fenomeno l'anno scorso e non mi sentivo un brocco quest'anno, pur non andando bene. Ma poi quando le cose cambiano in corsa, no? Che il Ferguson lo fai quando vinci, quando perdi non gli torna tanto che tu sia il Ferguson della situazione. Allora, dopo un po' preferivo dire, parlare con la società e dire forse è il momento di fermarsi, visto che poi ora abbiamo anche l'opportunità da anno scorso, entro il 30 novembre, poi anche riallenare. Ho detto fermiamoci qua e vediamo. Sei quello che viene fuori. Come ho detto, chiamata. Sì.
Sono in attesa, vediamo allora, quello che capita. Di sicuro partirà. Di sicuro. Del calcio. Poi ve lo faccio sapere, se capita ve lo faccio sapere. Sicuramente, poi tornerà a trovarci, sicuramente. Di sicuro, certo. Se succede di sicuro, dai. Bene, allora siamo arrivati davvero ai minuti conclusivi di questa puntata. Allora andiamo subito a scoprire l'esito del sondaggio, se si sono mantenute le percentuali oppure no. No, si sono un attimino cambiate. Dal 70% siamo passati al 58%, però sempre sì. Un drastico calo. Un drastico calo, sì. Però sempre sì, quindi c'è da tornare sul mercato. Quindi, qualcosina da rivedere. Bisogna probabilmente acquistare. Il momento in cui abbiamo chiesto anche chi prendereste si è un po' raffreddato. Sono accorti che i nomi, insomma. Poi volevo leggere un attimo un messaggio. Sì? Ci fa gli auguri Gianluigi, ci segue sempre, quindi ci fa gli auguri di buone feste a tutti. E un messaggio per il Mordini, fai un signore Roberto Rossi da Dicomano, che fa gli auguri a tutti per una grande trasmissione. Ci siamo conosciuti all'hotel Ripa Verde, ora attiva la memoria, sto attivando. A intervistare la primavera della Fiorentina e anche il mister Brachi. Grazie, grazie mille. Sì. No, mi viene a mente, ricordo chi è questa persona. Perché qui veramente sono belli questi ricordi, perché sembra che si è messo d'accordo, ma non è così. Aggiunge anche amico del mitico Paiolo. E questa è un'intervista fatta alla primavera di diversi anni fa, molti anni fa. Ma andavamo di filabolle. Infatti, che si comincia a parlare di diversi anni fa, almeno una quindicina, sì. 15 anni fa, che vedi, il ricordo di quello che abbiamo fatto, del lavoro svolto verso il settore giovanile, è bello avere c'era questi. Bollini, allenatore della Fiorentina. C'era come si chiama? Bollini. Bollini. Bollini, è vero. Sì, quando io allenavo la Forti. Allora, finalmente anche Bollini è venuto da noi e Bollini è campione europeo. È vero. Davvero. Guarda, veramente si mettono tutti insieme. Però è bello essere ricordati da sì. 15 anni. Intervistare la primavera a quei tempi, sì, per diversi sì, anni andavano. Allenava con noi, io allenavo la Forti e loro allenavano con noi. Sì, 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 sì. Bene. Che un grande saluto, lo ringrazio, un abbraccio. Ecco, è l'occasione buona sempre. Anche per ricambiare gli auguri dei nostri telespettatori. Tra l'altro, se vi siete persi la puntata, ovviamente potete rivederla come sempre tramite l'app TVL Play in un secondo momento, dove avete a disposizione tutti i programmi di TVL da rivedere in qualsiasi momento. Ma appunto, visto che noi, vi ricordo, non andremo in onda lunedì prossimo e neanche il successivo, perché i lunedì coincidono proprio con le giornate delle festività, ci rivedremo l'8 di gennaio, vogliamo approfittare di questa sera per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori, ma anche alla regia e ovviamente all'emittente che ci permette di andare in onda, e personalmente ovviamente anche a tutti coloro che ci seguono, parenti ed amici da casa, che tutte le volte insomma ci supportano in questa attività. Non è una smielata, ma è una cosa vera, perché bisogna ringraziare veramente tutta TVL, a Luigi, a Giovanni, a Paolo Bardelli, ci hanno permesso da 2 anni di fare questa bellissima trasmissione, hanno fiducia a noi, la regia ha detto bene te, perché tutti questi ragazzi, mettendo tutti insieme, che lavorano dietro di noi, fanno un grandissimo lavoro e lo vediamo dalla diretta. Da oggi abbiamo anche questi due nuovi teleschermi bellissimi, è uno studio bellissimo, poi idee nuove ce ne danno sempre anche dalla regia e tutto, e viene fatto veramente un grande lavoro, che è veramente un bellissimo Natale per telespettatori e per tutta la nostra TVL, redazione, tutti quanti veramente. Siamo contenti. Approfittiamo anche per fare gli auguri a tutti gli opinionisti che si alternano appunto qui all'interno degli studi del Salotto del Calcio, che contribuiscono ad arricchire le nostre puntate, ovviamente con tutti gli spunti che portano durante l'anno per tutte le trasmissioni, perché gli appuntamenti sono tanti, ma Marco si adopera sempre per rendere il parterre molto interessante. Abbiamo dei personaggi come stasera, scacciatori di Serie A, insomma, sono venuti in tantissimi, vengono sempre volentieri, ci fanno complimenti tutti, che insomma vuol dire che lavoriamo bene
tutti quanti. E portiamo anche fortuna. Certo, quello è che non basta. Tra l'altro, Laura, prima di concludere, il 23 c'è una partita importante per il Pistoia Basket. Il 23 arriva la corazzata Virtus Bologna e quindi insomma tutti al palazzo. La partita è di sabato alle 20, quindi diciamo gli acquisti per il Natale si sono già fatti. C'è caldo, no, si prevede il soldato. Io ci sono, viene anche bello, Marco. Bello, che spero che il grande nostro amico Nicola Pienza. È una partita complicata, difficile, dopo lo sappiamo. Salutare, però mi ha detto, secondo va in trance nella partita, non sì. So, poi alla fine... Sì, no, si deve vedere come mette. Vediamo all'inizio subito quando arriva, me lo chiamo. All'inizio, quando è ancora in fase di riscaldamento, la squadra è vero. Dopo... Marco, ricordate che Nicola Pienza è venuto qui da noi. Sì. L'anno scorso che il Pistoia Basket ha vinto il campionato. Noi abbiamo vinto il campionato. E ora sta andando bene. E quest'anno l'abbiamo ospitato subito prima dell'inizio. Abbiamo ospitato e il flusso è arrivato. Esatto. Sta facendo veramente bene perché in Serie A basket siamo contenti. Sono gli squadroni, ci sono veramente. Però è bello, il basket è un bello sport. Sì. Non mi piace la palla a volo, ci voleva il momento. No. E poi lo sai, sì, però saluta, non è il momento. Saluta, ecco. Natale siamo tutti più bravi. Ci sono due calci, ci piacciono tutti un calcio minore e un calcio, sì, okay. Tanto per... A te non piace, ma agli altri sì. Il tennis, quindi, sì, tennis femminile sì. La Formula 1, insomma. Piano piano ci sta informando di tutte le sue passioni. Va bene, allora noi ne riparleremo di questi argomenti e di molti altri anche a partire dall'8 di gennaio, quando riprenderemo con le nostre dirette, con i tanti ospiti e con i risultati che speriamo possano essere fonte di gioia per tutti i tifosi Vediamo viola. Vediamo come posizionare Maxi Lopez. Ecco, intanto iniziamo a riflettere sugli acquisti che potrebbe la Fiorentina fare a gennaio. Vi ringraziamo per averci seguito questa sera, appuntamento all'8 di gennaio, vi auguriamo ancora buone festività e un buon inizio di anno nuovo. Buon proseguimento di serata.